Dietro questi lavori c'è il pensiero filosofico e c'è anche l'originalità e lo spirito di iniziativa che proviene direttamente dagli studenti, così commentano Alessandra Mallamo e Angelo Nizza, coordinatori dell'Associazione Culturale Scolè, il corso denominato La Natura dell'Uomo, progetto di educazione etico-ambientale. Un progetto di formazione giunto alla sua fase finale ieri mattina e che si è svolto tra ottobre e dicembre 2017. 100 le ore di lezione nelle scuole roccellesi tenute e circa 200 gli studenti dell'Istituto Comprensivo Coluccio Filocamo e dell'Istituto Pietro Mazzone coinvolti. Ieri mattina, nel salone dell'ex convento dei Minimi di Roccella Ionica, la presentazione dei lavori finali degli studenti, alla presenza dei dirigenti scolastici dei due istituti, rispettivamente Giuliana Fiaschè e Rosita Fiorenza, e di Fiorinda Livigni, segretario generale dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, l'ente con il quale Scolè ha collaborato per la realizzazione del corso. I risultati raggiunti sono notevoli per quantità e qualità. 4 cortometraggi, decine di illustrazioni più una breve drammatizzazione e 10 interviste. E dunque un totale di 200 studenti che in modi diversi hanno affrontato questo tema del rapporto tra l'agire etico, tra la modalità con cui noi scegliamo di rapportarci con il mondo e la comprensione di quello che è l'ecologia e dunque il senso dell'agire ecologico. Il progetto appunto mirava a riflettere su questo e ovviamente siccome era impostato, lavorando con i ragazzi abbiamo pensato una discolè di impostarlo in termini laboratoriali, ogni singolo corso che è stato realizzato nelle varie classi e nei vari gruppi, con i vari gruppi, ha previsto la realizzazione di un prodotto finale. Oggi infatti i ragazzi, come vi dicevo, saranno qui a raccontarci, a mostrarci quello che è il risultato del loro lavoro e dunque abbiamo una mostra che qui potete vedere alle mie spalle, realizzata con cartelloni, vari disegni e varie cose informative con i ragazzi delle scuole medie. Avremo delle interviste impossibili realizzate con i ragazzi del liceo e dell'industriale e anche con alcuni ragazzi delle scuole medie, con filosofi e autori che hanno riflettuto sul tema dell'ecologia e sul tema dell'ambiente. E alla fine avremo anche dei cortometraggi realizzati invece con i ragazzi più piccoli delle scuole elementari che hanno raccontato attraverso le immagini qual è il senso di questo, qual è stato per loro il senso di questo percorso. Il nostro istituto ha accolto con grande piacere la proposta del progetto etica ambientale di Scolè, dell'associazione Scolè, con cui tra l'altro abbiamo un strettissimo rapporto di collaborazione ormai avviato da anni. In particolare il progetto è stato ricevuto con grande interesse e impegno da parte dei ragazzi che hanno potuto approfondire la tematica e lo stretto rapporto che esiste tra l'uomo, la natura e l'ambiente. Speriamo di poter continuare questa collaborazione che effettivamente è stato di grande successo. A lungo gli uomini hanno concepito la natura, visto la natura come una minaccia, spesso come una minaccia alla loro stessa sopravvivenza. Ma ormai da lungo tempo questa visione, questo rapporto si è rovesciato. Ormai l'uomo, traendosi arbitrariamente fuori dalla natura, costituisce una minaccia per la natura stessa. Il tema ambientale, il problema dell'ecologia, dell'equilibrio del nostro pianeta è diventata una delle questioni centrali della nostra epoca, una delle sfide fondamentali che, se non si sapranno affrontare, determineranno catastrofi inimmaginabili. Per noi, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, particolarmente significativo il fatto che questo progetto sia stato sviluppato qui a Roccella Ionica, uno splendido paese e che sia stato affrontato dall'associazione Scolè che da anni opera in maniera estremamente intelligente e produttiva sul territorio, valorizzando il territorio stesso e nello stesso tempo aprendolo a una rete di relazioni nazionali e internazionali che hanno fatto di Roccella un punto di riferimento in generale per la riflessione teorica in Italia.